Salutiamo carissimi ascoltatori. Oggi affrontiamo un altro argomento sempre nell'ambito di questo tema, progredire nella pienezza. E oggi parliamo dell'integrità della vita e dell'immacolatezza. Sono due argomenti molto importanti e connessi fra loro e sono anche due argomenti che discendono direttamente dall'offerta della vita, perché essere immacolati davanti a Dio, essere integri, presuppone aver offerto la vita a Dio completamente attraverso Maria Immacolata. Per questo dobbiamo essere integri prima di tutto nella nostra risposta alla chiamata di Dio. Dio ci chiama a offrire noi stessi, questo è il senso ultimo del nostro essere cristiani, offrirsi a Dio come si è offerto Gesù e insieme a Gesù. E da questa integrità della risposta scaturisce proprio il dono dell'immacolatezza nella persona e nell'integrità. E alla fine tutto questo porta ciascuno di noi a diventare la creatura nuova. Quando parliamo dell'immacolatezza, dobbiamo immergerci nella dinamicità della grazia, nella dinamicità del percorso verso la pienezza, perché con ogni passo avanti si aprono orizzonti nuovi e un contenuto nuovo. Allora cercheremo da diversi aspetti presentare questo tema che chiede la vostra collaborazione. Non basta dire immacolatezza, noi non siamo immacolati. C'è unica creatura immacolata, è Maria Santissima. Noi siamo sulla strada di ritorno nella vita immacolata, in Cristo Gesù per mezzo suo. Allora possiamo vedere da diversi punti di vista dei concetti. Prima di tutto, il Vangelo è arrivato agli uomini di buona volontà. Allora, per tutti gli uomini che non hanno conosciuto Gesù Cristo, si chiede di avere la buona volontà, di incontrare la verità. Dio, che è il Padre di tutti gli uomini, manda il suo Figlio a ricercare e trovare ogni uomo che desidera la verità. Quando parliamo di noi cristiani che siamo battezzati, allora ci vuole lo stesso la buona volontà. Però se siamo entro, se partecipiamo, camminiamo, allora abbiamo sentito nella Sacra Scrittura, in modo particolare qui voglio citare la lettera agli Efesini, che siamo previsti essere santi, immacolati, senza difetto nel cospetto di Dio. Siamo previsti di camminare nella luce, fuori tenebre. Nulla oscuro dentro di noi rimane se noi diamo la nostra risposta. Possiamo essere integrati, integri, proprio nel capitolo 4 della lettera agli Efesini. L'uomo maturo, cristiano maturo, perfetto, è colui che appartiene al corpo mistico di Cristo, alla Chiesa di Dio. Con tutti quanti appartengono a Cristo, a lui è garantito di entrare nella integrità, nella pienezza della vita. Allora, secondo me, l'atteggiamento dell'immacolatezza da parte dell'uomo dobbiamo vedere come una trasparenza davanti a Dio, una sincerità, un'adesione sincera, senza frode, senza ambizioni false, che ci distolgono da Dio.
senza ipocrisia, senza tutte le deviazioni che ci portano fuori la vita di Gesù Cristo. Come sappiamo, l'umanità, crediamo, è stata creata da Dio integra e immacolata. Perché Dio non crea niente sbagliato, disintegrato. Dio non distrugge nulla. Allora in Gesù Cristo è aperta la strada verso la pienezza, è data la possibilità all'uomo di entrare nell'immacolatezza, nell'integrità. Quando parliamo dell'immacolatezza nella fede cristiana, parliamo del dono di Dio. Il Signore ci ha comunicato nel battesimo il dono di essere irreprensibili davanti a Dio, un germe dell'immacolatezza. E il nostro camminare partecipando sempre di più alla vita di Cristo, diventiamo sempre di più immacolati. Dio aggiunge questa grazia ogni passo, e dopo ogni passo, e si amplia in noi lo spazio per questo dono della vita immacolata data in Gesù Cristo. La nostra partecipazione a questo dono dell'Immacolata passa attraverso Maria Santissima Immacolata. È unica creatura nuova, completamente redenta, unica creatura completamente immacolata dal momento del concepimento, immacolata anche attraverso la sua partecipazione alla vita e al sacrificio di Cristo, è assunta nel cielo con anima e col corpo. E Dio ce l'ha data come la madre nuova. Pensiamo la generazione nuova di cui parla il Vangelo. È la generazione che avrà le radici nel cuore immacolato di Maria. Allora la consacrazione al cuore immacolato di Maria non è semplicemente una devozione, ma è un cammino di obbligo. Attraverso di lei ci viene comunicata la vita immacolata, come la madre gestisce la vita dal concepimento, lo accompagna, così Dio ci ha dato la Madre Immacolata, perché noi siamo accompagnati, gestiti, quella Madre che ci porta in un atteggiamento immacolato con Dio, in un atteggiamento trasparente, che da soli, per le colpe dell'umanità, per le nostre colpe, non ce la facciamo. E non dimentichiamo che Gesù stesso, come uomo, ha avuto le sue radici in Maria. Le radici di Gesù, vero Dio e vero uomo, le radici dell'umanità di Cristo sono in Maria. E qui io vorrei con voi un attimino allargare gli orizzonti e vedere, per fare un raffronto, anche cosa succede su quei pianeti che invece si sono mantenuti fedeli a Dio e non hanno commesso peccato originale, dove questo dono dell'immacolatezza e dell'integrità è vivo, è operante. Ho avuto modo in diverse esperienze di parlare con questi fratelli, i quali mi hanno sempre detto che l'offerta della vita a Gesù attraverso Maria Immacolata è il centro di tutta la vita spirituale, è il centro di ogni cammino. Senza questo non è possibile arrivare a quel rapporto integro e puro con Dio. E questo è molto importante. Questi fratelli dicono quando noi riceviamo un impulso dallo Spirito Santo, quell'impulso filtra liberamente attraverso il nostro spirito, l'anima e il corpo, e immediatamente si trasforma in vita. Noi accogliamo quell'impulso perché nell'immacolatezza e nell'integrità della nostra vita non discutiamo con Dio, non discutiamo mai. Quello che ci viene dato lo mettiamo in pratica.
Mentre per voi della terra è più difficile perché quando Dio vi dà un impulso, ad esempio vi chiede una certa azione o vi chiama a qualche cosa, proprio perché non c'è una vera offerta della vita e quindi non c'è una integrità della persona, una vera immacolatezza, e voi immediatamente cominciate a valutare se conviene, se non conviene, se è bene fare questo che Dio chiede, oppure è meglio fare qualche cos'altro, quanto mi conviene, quanto no. E questo finisce per inquinare, il rapporto stesso con Dio. Quindi l'esperienza di questi popoli fedeli, riguardo alla immacolatezza e all'integrità è l'assoluta offerta a Dio, che parte proprio dal concepimento e comunque si sviluppa durante la vita. Quando parliamo del dono dell'immacolatezza, da Dio viene tutto immacolato, integro, ma noi possiamo arrivarci attraverso la partecipazione integra da parte nostra. Nella vita di Maria Santissima abbiamo questa partecipazione sin dal momento del concepimento. Importanza del nostro sì, o del nostro no nel momento del concepimento abbiamo sviluppato. Dio ha dato una grazia straordinaria a Maria Santissima per preparare una madre per il suo figlio e per tutti i suoi figli. Questo crediamo, però non capiamo quella partecipazione da parte di Maria, che ha ricevuto quel dono in vista della morte e risurrezione di Gesù Cristo. E lei ha partecipato sin dal momento del concepimento con un suo sì. Ricordo bene una volta San Michele ci ha spiegato che nel momento del concepimento di Maria Santissima stava davanti a Dio, ma si è presentato anche Satana per tentarla, e ci ha spiegato San Michele, uno sguardo di Maria l'ha cacciato nell'inferno. Una piena adesione al programma di Dio, alla sua identità in Dio, alla sua missione, lei ha accolto e ha partecipato tutta la vita e si apriva ad ogni grazia, per noi in modo particolare per la grazia di accogliere Gesù Cristo nel suo grembo, ma accogliere l'offerta e il sacrificio di Gesù Cristo e unirsi a offrirsi con Gesù Cristo al Padre ha aperto la strada alla sua maternità per tutti noi, nello stesso tempo ha aperto la strada alla glorificazione sua nel cielo. La vediamo un po' più da vicino la partecipazione alla vita di Cristo. Avete notato in questi giorni l'annuncio di San Pietro a Gerusalemme? San Pietro non gira attorno a se stesso. Non usa i mezzi umani. Lui è trasparente alla presenza del Cristo risorto, e Cristo risorto si esprime attraverso il suo essere, così anche attraverso gli altri apostoli. Questa accettazione incondizionata di Gesù Cristo nel suo percorso, nelle sue prove, fino ad accoglierlo risorto, abbracciare quel dono della risurrezione, permetteva agli apostoli di esprimere quella potenza, di manifestare il Cristo che vince la morte e il male dentro di loro, ha vinto dentro di loro e vince attorno a loro. Allora questo esempio, questa testimonianza per noi molto importante,
non possiamo entrare nella vita integra in Dio e trovare la nostra identità in Dio, la beatitudine, la pienezza, senza partecipazione pulita, disinteressata da ogni ambizione, spogliati e desiderosi di Dio. Spesso quando parliamo di immacolatezza noi ci riferiamo alla sfera sessuale o morale, ma l'immacolatezza appunto è qualcosa di molto più profondo. È proprio questa purezza delle intenzioni davanti a Dio, una rettitudine della nostra coscienza, tutto quello che ci deve portare a essere persone non divise in noi stesse, ma coerenti con la nostra identità e con la nostra missione. E sempre tornando a Maria Santissima, anche qui vorrei portarvi l'esperienza con i fratelli dei Pianeti Fedeli, i quali, come sapete, riconoscono Maria come madre e come regina dell'universo. E spesso, parlando con questi fratelli a proposito di Maria, sempre loro sottolineavano questa unicità della figura di Maria, della sua persona, proprio come di una donna che sta al di sopra delle altre creature, non perché abbia una supremazia, un potere, ma proprio perché lei è già quella creatura nuova, è già il modello, il seme, la prefigurazione di quello che un giorno dovremo essere tutti. Però Maria Santissima naturalmente ha delle prerogative, tutte particolari, proprio perché ha portato in sé il Figlio di Dio. I nostri fratelli dei Pianeti Fedeli ci hanno spiegato che l'anima dell'uomo possiede determinate facoltà o poteri, come si vogliano chiamare, che sono molto molto forti e queste facoltà sono necessarie all'uomo sempre in vista di quella sua missione di governare la creazione a nome di Dio. Non vi sto a elencare tutte queste facoltà, che comunque sono 8 facoltà dell'anima, ed hanno la possibilità di agire sulla materia o comunque di interferire con la realtà. Ecco, i nostri fratelli, parlando di Maria Santissima, ci hanno spiegato che Maria Santissima possedeva integralmente queste 8 facoltà dell'animo, mentre noi sulla Terra al massimo ne sviluppiamo una o due, e comunque quelle facoltà sono sopite in noi, sono bloccate proprio a causa delle conseguenze del peccato originale, e Dio non ha permesso che queste facoltà operassero, perché l'uomo nella sua malvagità e ostilità a Dio avrebbe potuto fare un uso terribile di queste facoltà. Ecco, Maria invece le possedeva tutte, con una potenza veramente grande, che però Maria non ha mai fatto uso di queste facoltà, proprio per la sua umiltà, per non scandalizzare nessuno, per non porsi al di sopra di nessuno, per non fare sentire coloro che le stavano attorno inferiori a lei. Lei si è presentata come la serva del Signore e così è vissuta. E questo per noi è un ulteriore segno della sua purezza davanti a Dio, della totale mancanza di ambizioni. Lo stesso ha fatto Gesù durante la sua passione. Gesù stesso ha fermato la mano degli apostoli che volevano mettere mano alla spada, no? Dicendo: pensate forse che io non potrei usare della mia potenza? Ma neanche Gesù in quel momento ha usato la sua potenza. Ecco, questo ci deve richiamare alla nostra immacolatezza, ad accogliere i doni di Dio non per sfruttarli e non per porci al di sopra degli altri, ma per servire. Quando parliamo dei doni di Dio, da tutta l'esperienza dei fratelli fedeli a Dio, anche la nostra esperienza lavorando con la gente, sulla terra c'è una grande confusione. C'è una grande confusione perché la memoria dell'uomo sulla terra difficilmente si risveglia. L'uomo sulla terra facilmente ricorre ai poteri per dominare lui da parte sua, si arrampica, si attacca. E da questo punto di vista anche diverse interpretazioni della storia, del futuro, interpretazioni che
sporcano il disegno di Dio e sporcano la realtà. Mentre tra i fratelli fedeli a Dio c'è una memoria dal momento del concepimento, dal momento della creazione di quella umanità. Questo è un punto che mi è stato spiegato da San Raffaele Arcangelo, il quale ha proprio sottolineato la differenza tra l'umanità della terra e le umanità fedeli. Voi sapete bene che sulla terra c'è incertezza sulle origini dell'umanità, non si sa ancora quando è comparso il primo uomo, quali civiltà sono state. Gli archeologi, gli studiosi cercano tracce del passaggio dell'uomo, eccetera, eccetera. È evidente che manca proprio una memoria del passato. Noi non sappiamo chi erano i nostri progenitori, come vivevano, che cosa è successo sulla terra. Mentre quindi così facendo noi, per non avendo una memoria del passato, non riusciamo a comprendere neppure il presente e non abbiamo uno sguardo sul futuro. Ci manca un bagaglio di conoscenze che vengono prima, che formano la base di ogni altra conoscenza. Mentre invece sui pianeti fedeli è conosciuta la storia dall'origine dell'umanità, vengono tramandate quelle esperienze di valore, anzi, proprio si dà molta importanza alle esperienze vissute dalle generazioni precedenti e c'è una perfetta memoria di tutto quello che è accaduto dal momento della creazione di quella umanità. Di conseguenza il presente è, diciamo, chiaro. In un certo senso è sotto controllo, non sfugge a quell'umanità la vita e c'è un ampio sguardo sul futuro, sulla creazione nuova, sul destino che attende quell'umanità. Penso che questo è molto importante per noi cercare di entrare in questo rapporto vivo con Dio in modo limpido, proprio per recuperare anche una memoria di ciò che siamo e di quello che saremo. Io voglio tornare a quello che Stefani ha affermato, che la Madonna non ha usato i poteri mai per la sua umiltà. Voglio scoprire assieme a voi che cosa vuol dire non usare questi poteri per l'umiltà. Ma che cosa ha usato la Madonna allora di vincere il male? Aveva la fede purissima, la speranza nitida, l'amore perfetto. Guardate, questo è il problema sulla terra, che le persone non si lasciano coinvolgere a portare sul livello delle loro radici limpide, che la fede in Dio va oltre tutte le capacità, tutti i poteri, tutti i carismi, tutte le visioni. E del resto, se vogliamo capire tutte le visioni, tutti i messaggi, sono richiami, ma vogliono portarci lì dove Gesù Cristo è passato, silenzioso, abbandonato al Padre, sommerso nella morte, uscito vincitore. E questa è la radice della vita spirituale. Senza questa radice l'uomo non si immerge in Dio, non emerge integro, completo. Da questo punto di vista è molto importante anche, di nuovo, i nostri fratelli fedeli a Dio. Voglio citare in modo particolare un medico, Dario, che spiega che nell'uomo sulla terra è difficile trovare un rapporto libero, puro con lo Spirito Santo. Quando un uomo, un'anima ha un rapporto puro, limpido con lo Spirito Santo, lui in ogni momento sa che cosa deve fare, ha la potenza di fare, di mettere in pratica. Del resto San Giovanni,
Apostolo dice che i precetti del Signore non sono gravosi. Ma proprio per la mancanza dell'immacolatezza, allora da questo punto di vista dobbiamo osservare la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che è presentata in modo particolare dopo le apparizioni di Fatima, ma non si può ridurre a pietismo, a una devozione privata. La generazione nuova deve rinascere dal cuore immacolato di Maria e nascerà l'umanità nuova attraverso tutti quanti aderiscono a questo programma. Andare attraverso il cuore immacolato di Maria, partecipando integralmente alla vita di Cristo per raggiungere la pienezza. Non dimentichiamo che Gesù Cristo è il primogenito di molti fratelli, è la primizia della creazione nuova, è l'uomo nuovo. E quindi deve nascere a partire da Gesù una storia nuova dell'umanità, sulla terra come in tutto l'universo. E naturalmente Maria non può essere considerata una figura marginale in tutto questo, perché Maria ha dato la vita a Gesù. La carne e il sangue di Gesù sono la carne e il sangue di Maria e non dobbiamo dimenticarcelo e dobbiamo esserne molto, molto consci anche quando riceviamo l'Eucaristia di tutto questo, perché la Madonna è un passaggio obbligatorio per tutti coloro che vogliono unirsi a Cristo. E io vi auguro che voi possiate sentire la presenza di Maria nella vostra vita e invocarla veramente per quello che è la madre, la regina. Potente, potente perché appunto è potente nella fede, nella speranza, nell'amore. Quando sono stato a Medjugorje e ho accompagnato il gruppo di preghiera, la Madonna insegnava attraverso Elena i passi da fare al gruppo, di sgomberare il peccato da di dentro, affidandolo al Signore. Di sgomberare le paure, di entrare in uno spazio libero dentro per sentire lo Spirito Santo dentro. Voglio proprio sottolineare questo, che il lavoro di ciascuno di noi è sgomberare da di dentro il peso, i rancori, le vendette, colpi di sensi di colpa verso se stessi, verso gli altri, tutta quella negatività che si è annidata su tanti strati della nostra anima. Io vi garantisco, se vi immergete lì a cercare Gesù Cristo vivo, voi vedete come la tomba si apre e Cristo risorge dentro di voi, risorge la vita. Potete diventare immacolati, potete essere integri, altrimenti fallisce il perdono, non potete perdonare. L'uomo infelice non può portare il Vangelo, non può manifestare la redenzione. E Dio ci ha dato la sua madre e ci invita di progredire attraverso la sua madre, immacolata. E qui nessuno può sostituire un altro. Si può aiutare soltanto vivendo assieme, sinceramente, partecipando alla vita di Cristo. E io aggiungo, per essere immacolati, integri, non ci sono richieste tante pratiche devozionali o tante penitenze. Quello che c'è realmente chiesto è un impegno a offrire noi stessi a Dio, cioè a permettere che giorno dopo giorno il Signore prenda spazio dentro di noi e guidi la nostra vita. Allora Lui che è il Santo,
lui porta con la sua presenza la sua santità, la sua potenza, che è immacolatezza, che è integrità. Credo che tutti noi siamo consapevoli che oggi sulla terra manca molto spesso l'integrità nelle persone, manca questa purezza di intenzioni. La corruzione sembra avanzare ovunque. Allora qui non servono le rivoluzioni, non servono le battaglie, qui serve davvero che ci rinnoviamo dal di dentro e che cominciamo a essere quelle persone che passano in mezzo alla realtà e la cambiano attraverso un'azione viva dello Spirito Santo, come accadeva per gli apostoli che passavano e guarivano e dicevano apertamente: non siamo noi, ma è il nome di Gesù che fa questo, è la sua potenza dentro di noi, è lo Spirito Santo che agisce. Credo che siamo arrivati a questo punto in cui Dio ci chiama a essere veramente i suoi apostoli potenti nello Spirito Santo. Ciascuno dov'è? Non ci sono richieste grandi opere, ma ci è chiesta una grande sincerità. E vogliamo concludere con la festività oggi, la Divina Misericordia. Proprio la misericordia divina va oltre tutti i confini nostri, confini del peccato, del difetto, degli sbagli, dei fallimenti. Diciamo con l'esperienza di San Tommaso, Gesù si avvicina a essere toccato e lui tocca l'anima, tocca ciascuno di noi per guarirlo. Dio ci va incontro per darci tutto, ci vuole la risposta per accogliere questa misericordia di Dio. Però è molto importante avere davanti agli occhi Dio che ci soccorre, allora dal di dentro noi cambiamo atteggiamento, diventiamo positivi, speranziosi, sicuri, possiamo correre. Essere sicuri che ci arriviamo a essere integri, completi, felici sulla terra, felici anche nell'eternità. Io vi auguro di poter cogliere questa grazia in questa giornata. Grazie.